prospettiva da cui guardo a questo tema è sostanzialmente una prospettiva che parte prima di tutto da alcune convinzioni radicate sul significato e sul valore della persona, perché evidentemente non si può parlare di misericordia senza attribuire un valore alla persona, perché la misericordia, lo avete detto, immagino, in più di un'occasione, non è un'attività a buon mercato di qualcuno che elargisce verso altri a partire dalla sua altezza. La misericordia piuttosto è una modalità di relazione, e senza un'adeguata comprensione del valore della persona non c'è comprensione anche delle sue relazioni costitutive, e non c'è adeguata comprensione dunque anche del senso della misericordia. Quindi non si può parlare di questo tema senza partire dalla persona e dalla centralità attribuibile alla persona e in generale ad ogni persona, perché anche questo è importante dire, è importante dirlo preliminarmente, nella definizione di persona c'è sostanzialmente intrinsecamente correlata l'idea che ogni uomo è persona, che ogni donna è persona, che ogni essere che sulla faccia della terra è persona. L'essere umano è persona. E questo, al di là della latitudine, della longitudine, al di là delle collocazioni geografiche, al di là delle realtà economiche, delle scelte personali, delle convinzioni di ciascuno, della propria fede, del proprio modo di vivere, delle proprie possibilità a tutti i livelli. Senza l'idea che siamo persone e senza l'idea che ogni uomo è persona, è difficile parlare di misericordia, se non impossibile. E questo perché è intrinseco all'idea di persona il principio della fraternità, oppure, se vogliamo, il principio dell'uguaglianza, anche se, diciamo, entrambi i principi andrebbero adeguatamente approfonditi, non è questo lo spazio, diciamo, in cui posso farlo, però o l'uno o l'altro hanno un riverbero molto stretto con i temi che stiamo trattando. Anche solo per fare un esempio, se ogni uomo è persona, ogni uomo è in un certo senso in una condizione simile alla mia. Per un credente, per un cristiano, per esempio, possiamo affermare che ogni uomo è fratello, ma lo possiamo affermare in nome di che cosa? In nome dell'essere tutti persona, perché se siamo tutti persona siamo fratelli, ma in particolare siamo fratelli perché siamo figli, figli dello stesso padre. Questa visione cristiana, pur nel suo sviluppo nei secoli, nella secolarizzazione, nella laicizzazione che ha portato con sé il volgere del tempo, è alla base di tanta parte della cultura occidentale di questi 2000 anni. Dunque, ogni uomo è persona e non si può trattare questo tema senza diciamo questo riferimento. Ogni uomo è persona e ogni uomo, prima di compiere, ogni uomo è chiamato per prima cosa a compiere una scelta tutta particolare che caratterizza la sua vita.
è la scelta che lo porta, lo conduce ad accogliere la sua stessa vita. Se ogni uomo è persona, la prima scelta che deve compiere è accogliere se stessi. Non mi sembri, diciamo, un cambiamento di prospettiva, perché in effetti nello sviluppo del discorso spero di mostrarvi la correlazione. Se ogni uomo è persona, ogni uomo è prima di tutto chiamato ad accogliersi come persona. E accogliersi come persona vuol dire sostanzialmente accogliere se stesso nella sua datità, accogliere il dato stesso del suo essere. Diciamolo con altre parole, noi non scegliamo di venire al mondo. Qui non è in gioco la discussione su quali sono le modalità attraverso cui si viene al mondo, non è questo il mio. Ma in ogni caso, a prescindere dalla modalità, noi non scegliamo di venire al mondo, altri scelgono per noi. Dunque, il primo atto che caratterizza la nostra vita è sostanzialmente un atto attraverso cui noi accogliamo qualcosa che ci è dato. È singolare questo e non è privo di conseguenze per il discorso che stiamo facendo. Il primo atto della nostra vita si caratterizza come l'accoglienza di un limite. È un fatto solo apparentemente paradossale. Qual è? Se noi accogliamo noi stessi, noi che siamo dati a noi stessi, o se vogliamo donati a noi stessi in una certa accezione del termine dato, comunque siamo dati a noi stessi, quindi su questo possiamo essere d'accordo. Poi la vita può essere considerata semplicemente un dato, può essere considerata un dono, questo rientra poi in specificazioni e sensibilità personali. Diciamo dati a noi stessi. Se siamo dati a noi stessi, questo è il primo limite che incontriamo. La prima forma di accettazione di noi stessi è nell'accettare la vita che ci è stata data così come ci è stata data. Gli esempi sarebbero innumerevoli. La vita che ci è stata data in questo tempo, la vita che ci è stata data in questo spazio, la vita che ci è stata data in questa famiglia, che ci è stata data in questa società, la vita che ci è stata data con una determinata caratteristica fisica e così via. Tutto questo implica sostanzialmente che il limite è all'origine della nostra libertà, non è un dato accessorio rispetto alla nostra libertà, non è un dato marginale, può capitare o meno di essere più o meno limitato. No, noi siamo limitati in partenza, perché è limitato l'orizzonte della nostra vita, che riceve una collocazione spazio-temporale, culturale, situazionale. Siamo limitati in partenza ed è sostanzialmente il vero esercizio della nostra libertà, il primo fondamentale esercizio è nella capacità di avere a che fare con il nostro limite, cioè di avere a che fare con noi stessi, che non possiamo volare, almeno per il momento, che non possiamo fare cose, a tutta una serie di altre cose. Questo primo fondamentale limite, che in certi casi diventa un limite paralizzante se non riusciamo ad averci bene a che fare, e lo sappiamo, su noi stessi o sulla pelle delle persone care, quanto può essere paralizzante un certo rifiuto della vita, un certo rifiuto del proprio corpo, un certo rifiuto della propria famiglia, un certo rifiuto della propria storia. Sappiamo quanto può essere problematico, non è un discorso teorico, è un discorso molto concreto. Questo limite, che può costituire un blocco, che può costituire una paralisi, è anche la nostra prima risorsa.
la nostra prima e preziosa risorsa possibile. Quindi è la nostra prima e preziosa risorsa possibile perché partiamo dal nostro limite, cioè partiamo da quello che siamo, non da quello che non siamo. Il nostro punto di debolezza, questo essere situati spazialmente, temporalmente, culturalmente e così via, è in effetti anche il nostro punto di forza, la capacità di accogliere il dato è sostanzialmente l'inizio della sua trasformazione. Ogni volta che noi accogliamo un limite così com'è, non altra cosa in dire il male, non stiamo giustificando il male, tutta un'altra questione. Ogni volta che noi accogliamo un limite, gli esempi che ho fatto, cioè un orizzonte dato, noi siamo in cammino per modificarlo, per assumerlo, e l'assunzione di questo dato è sostanzialmente l'inizio della sua modificazione possibile. La libertà non è un dato assoluto, perché la libertà assoluta non esiste, ma la libertà è sempre libertà situata, quella libertà che muove dal nostro limite d'origine. Quel limite che però dice anche la caratteristica stessa della nostra vita. Quel limite che può essere la nostra risorsa possibile. Anche su questo si potrebbero fare molti esempi. Tante persone che si sono aiutate a partire dalla conoscenza dei propri limiti, a volte anche delle proprie difficoltà di salute, per esempio, sono vissute molto più a lungo, per esempio, di persone che invece non avevano fino in fondo cognizione dei propri limiti, perché hanno saputo averci a che fare. Uno dice, ah, quella persona non è mai stata bene, come è arrivata ad una certa età, no? Naturalmente i casi della vita sono i più vari, non si può generalizzare, però sicuramente c'è anche un'educazione di se stessi al senso del proprio limite che è fondamentale. Allora, a partire di qui nasce la possibilità della libertà. Io divento libero passando attraverso il mio limite originario. Questa libertà, allora, non dicevo, non è libertà assoluta, ma questa libertà è libertà che si caratterizza proprio per questa capacità di accogliere e trasformare il dato che noi stessi. Ma in questa accoglienza di noi stessi, che rappresenta già uno spazio della misericordia possibile, perché avete mai pensato che ci vuole anche misericordia di noi verso noi stessi? La misericordia, abbiamo detto, non è il buonismo, non è l'elargizione che viene dall'alto, ma è una modalità di relazione. Però ci vuole anche misericordia verso se stessi, cioè non giustificazione dei propri limiti, dei propri errori, ma capacità di saperli accogliere ed affrontare, che sostanzialmente è un'altra cosa. E qua c'è già un elemento che mette insieme persona, limite e misericordia. Ma come divento libero fino in fondo? Dicevo, accogliendo me stesso e il mio limite e la datità della mia vita. Ma questa accoglienza da che cosa è primariamente resa possibile? Dalla relazione con gli altri. Divento libero partendo da me stesso, e l'accoglienza del dato di partenza è anche la trasformazione possibile di questo dato, ma in questa libertà di fondo c'è un ruolo fondamentale esercitato dalla relazione con gli altri. Perché scatta in me l'esigenza della libertà? Scatta dalla provocazione che gli altri rappresentano. Sono gli altri a provocare la mia responsabilità, sono gli altri a provocare la mia libertà, spingendomi ad esercitare la mia responsabilità come risposta.
Questa è una dinamica fondamentale. Ora anche l'altro può essere il mio limite invalicabile, chi di fatto viene considerato come colui o colei che mi ruba dello spazio di vita, come quella persona che si mette al mio posto, come quella persona che mi impedisce di essere totalmente e pienamente libero secondo la mia accezione del termine, e l'altro può essere ritenuto un nemico, può essere ritenuto un usurpatore, oppure il limite che l'altro rappresenta, perché l'altro rappresenta comunque un limite, perché ogni libertà fa i conti con la libertà degli altri, e quindi in un qualche modo l'altro rappresenta un limite, però anche nel caso dell'altro quel limite può essere una barriera invalicabile o una grande risorsa possibile se io mi lascio provocare dall'altro, se io dalla provocazione che l'altro rappresenta, e l'altro non è un'entità astratta, l'altro sono le persone care, l'altro sono i genitori, l'altro sono i figli, l'altro sono i fratelli, l'altro sono gli amici, le persone a cui voglio bene, l'altro sono le persone che incontro. È un mondo estremamente concreto, per nulla astratto. Se io mi lascio provocare dall'altro e in questo modo vivo la mia libertà esercitando la mia responsabilità. Ma anche in questo caso, se mi esercito a cogliere lo spazio di misericordia che io devo mettere in atto nella relazione con me stesso, perché prima di tutto devo essere capace di comprendere il mio limite e quindi di esercitare verso di me una forma di misericordia che non è il giustificazionismo, che non è eccetera eccetera, quello che ho detto prima, perché non dovrei esercitare misericordia anche nei riguardi degli altri? Perché non dovrei rendermi conto anche del limite che gli altri rappresentano e di avere quindi una modalità di relazione che non è improntata alla violenza, che non è improntata al dominio, che non è improntata all'accaparramento, alla logica dell'amico nemico, che non è fondata sull'inimicizia? Questo è sostanzialmente il percorso, e questo percorso implica un ultimo elemento, che quello che qui è disegnato esclusivamente nell'ordine della relazione interpersonale in effetti ha una grandissima anche caratura di ordine sociale. La dimensione del limite della misericordia non indicano solo una modalità di relazione interpersonale, ma indicano anche uno spazio possibile di convivenza adeguata tra noi. Perché? Perché parlare di misericordia vuol dire fondamentalmente non porsi rispetto agli altri in un atteggiamento di dominio e di prevaricazione. Parlare di misericordia vuol dire in un certo senso addentrarsi nella comprensione dei limiti dell'altro, così come provo ad addentrarmi nella comprensione dei miei limiti. Parlare di misericordia, vivere una dimensione di misericordia che crea uno spazio di convivenza nuovo possibile, significa fondamentalmente cambiare anche il linguaggio che contraddistingue le nostre relazioni. Parlare di misericordia vuol dire sostanzialmente immaginare un veicolo di fraternità possibile. E si potrebbe continuare con gli esempi. Naturalmente qui misericordia è proprio tutt'altro che una dimensione assistenzialistica. Stiamo parlando dell'ordine politico, no? Non è l'invocazione dell'assistenzialismo, ma è
invece sostanzialmente un cambiare una mentalità, cambiare mentalità e stile, cambiare mentalità e stile nelle relazioni tra gli uomini. La misericordia è uno spazio di relazione, uno spazio in cui io non provo a catturare l'altro per riportarlo a me stesso, ma in un qualche modo lavoro perché l'altro cresca, perché l'altro in un certo senso possa limitare il suo limite, possa imparare ad avere a che fare con il suo limite, perché gli vengano date le condizioni per avere a che fare con il suo limite. Questo discorso si potrebbe tutto esemplificare, non lo faccio semplicemente per un fattore di tempo e anche perché, diciamo, poi le semplificazioni rendono sempre parziali, il discorso le può fare ognuno, ma è esemplificabile su tutto. Non è l'atteggiamento, per esempio, l'idea della politica come il dominio del più forte è fondamentalmente un'idea rispetto a cui la misericordia pone un principio alternativo. Ora qualcuno potrebbe dire, ma non bastano le regole della democrazia, perché la misericordia addirittura può improntare anche relazioni, non solo quelle interpersonali, ma addirittura le relazioni sociali. Perché le regole della democrazia sono fondamentali e diciamo la forma democratica va salvaguardata in tutte le sue caratteristiche. Però ogni forma ha bisogno di un'anima, cioè ogni forma ha bisogno di un pathos, in senso buono del termine pathos, ogni forma ha bisogno di una passione che l'anima, altrimenti diventa come un involucro vuoto, come una qualcosa di irrigidito. La dimensione della misericordia contribuisce a non irrigidire anche la forma stessa della politica, il principio della pluralità, i principi fondamentali della democrazia, perché sostanzialmente inserisce nella vita, anche nella stessa vita democratica, una dimensione che provoca la democrazia ad essere fino in fondo se stessa, a sapersi mettere alla prova non semplicemente con l'assistenzialismo, ma sapersi mettere alla prova con il principio dell'uguaglianza e della fraternità di cui abbiamo parlato all'inizio, a sapersi verificare su questo. Prova a sfidare i sistemi economici e a mettere, certo con una sfida impari evidentemente, ma a mettere alla prova anche minimamente i sistemi economici rispetto al loro carattere democratico o antidemocratico. Perché quando non ci sono i mezzi di sussistenza minimi, sostanzialmente siamo di fronte in ogni caso ad una situazione antidemocratica. In ogni caso, anche se la forma dello Stato è in un certo senso. Ecco perché abbiamo bisogno di tutte quelle dimensioni che animano dall'interno le regole. È per questo che la misericordia è spazio di relazione, modalità alternativa di relazione, stile alternativo di relazione, sia nel senso delle relazioni interpersonali che nel senso delle relazioni sociali. Però a condizione, e finisco, che si sappia fare i conti con il limite, perché il limite è costitutivo dell'umano. E fare i conti con il limite costitutivo dell'umano, dell'umano nel senso personale, i nostri limiti, dell'umano nel senso relazionale, la fatica che facciamo anche nelle migliori relazioni, dell'umano nel senso della società, quanto è difficile costruire una società autenticamente democratica, se non si tiene conto del limite umano, quello di cui facciamo esperienza, proprio attraverso l'esercizio della misericordia, sostanzialmente siamo condannati o al velleitarismo,
l'astrazione pura e semplice, o ad una forma di chimistica, cioè a ritenere che niente possa cambiare, perché noi vogliamo cambiare tutto, finiamo per non cambiare nulla. E la forma di nichilismo e il velleitarismo ideologico sono la stessa cosa poi alla fine, perché non cambiano niente. Parlare di persona, limite e misericordia vuol dire che la persona che sa avere a che fare con i propri limiti si apre oltre se stessa in un modo diverso e contribuisce a creare uno spazio di misericordia come spazio nuovo di relazione. Fermerei a questo punto, così si può discutere, poi è arrivata anche Manuela, quindi possiamo discutere. Prima di tutto farmi capire meglio, spiegarmi meglio se è necessario, quindi naturalmente domande di chiarimento se sono necessarie, oppure obiezioni, osservazioni. Anche se ci siamo visti da poco, professore, condivido assolutamente il suo pensiero. E visto che in questa misericordia, il limite, soprattutto nel campo dei rapporti, interazione sociale, che possiamo vedere in politica anche l'idea della democrazia, abbiamo capito che praticamente insomma, il problema si trova nell'aspetto economico, lì cominciano i problemi, vuole dire il sintomo alto del problema, anche lì troviamo in diversi campi problemi, questo porta alla crisi della democrazia liberale attuale. E come sarebbe una forma di una utopia realizzabile, per parlare un po' con Max Weber, diciamo così, come sarebbe l'idea di una utopia realizzabile, un rapporto tra l'individualità e la collettività? Insomma, è continuazione della domanda che ho fatto prima, perché questo è il problema, infatti, che Colin Krauss mette nel suo libro Post-democrazia, soprattutto secondo volume suo, perché la crisi non ha combattuto il neoliberalismo, perché il problema oggi è soprattutto il neoliberalismo che crea questa simmetria economica che provoca diciamo in campo sociale nell'interazione tra le persone le difficoltà anche per la propria relazione con l'altro, quindi nascono questi problemi tutto se ci sono con te, perché forse avrò un profitto, l'idea del profitto se mi relaziono con te perché devo guadagnare qualcosa, quindi tutto diventa business, l'idea di... Allora, senza allungarmi, il problema oggi abbiamo capito soprattutto è un problema economico. Come possiamo, è una idea, una specie di una utopia realizzabile, perché un'utopia realizzabile sarebbe difficile, perché guardando la nostra società abbiamo bisogno di una urgenza per rispondere alle esigenze concrete, perché vediamo che la nostra società si sta sfrattumando, se vogliamo dire. Più o meno io mi corro così, perché dopo qua possiamo anche, come fondamento teorico, anche pratico, quello che lei ha detto, anche ha spiegato, io condivido pienamente, perché io parlo di una idea di Ubuntu, di questo io sono, perché siamo in sintesi la teoria di Migli, sociologo, quindi l'individuo si individualizza mentre si socializza mentre si individualizza, quindi condividendo questi principi, anche condividendo questo pensiero teorico, anche pratico, alcune culture anche locali, mi trovo in questa difficoltà di vedere che l'economico diventa difficile per interpretare i nostri diciamo, principi che abbiamo. Grazie. Dunque, il termine utopia realizzabile è un termine bello, naturalmente va colto nella sua paradossalità, no? È come un paradosso, perché la natura dell'utopia è di essere irrealizzabile. Utopia, come sapete, è il titolo di un'opera di Tommaso Moro, che da allora è la delineazione di un progetto di città, in effetti, di una città ideale, e da allora Tommaso Moro, sapete anche che finì
ucciso, morto per le sue idee, morì per le sue idee, e perché diciamo sostanzialmente poi la realtà nel senso negativo però risucchia l'idealità. Tuttavia questo genere è un genere che c'era prima e che c'è stato anche dopo. C'era prima perché ci sono altri testi di carattere utopico, anche la Repubblica di Platone o la Città di Dio di Sant'Agostino è in un qualche modo datamente ascrivibile all'utopia. E poi dopo, per esempio, pensate alla Città del Sole di Campanella o ad altri testi. Quindi di per sé come si fa a pensare un'utopia realizzabile? La parola già dice in nessun luogo questo significa utopia. Però il significato del paradosso è importante, perché utopia realizzabile vuol dire lottare perché si realizzi, ben sapendo la problematicità di questa realizzazione. Ora, l'utopia realizzabile a cui io farei riferimento tenendo conto di questa analisi è, potremmo dire, un incontro nuovo tra l'idea di comunità e l'idea di società. Noi, è chiaro, si suole sostanzialmente dire che un tempo si diceva c'è una prospettiva più individualistica, per certi versi liberale, e poi c'era la prospettiva collettivistica di matrice marxista e dintorni. Oggi chiaramente la prospettiva collettivistica è meno forte come suo accento, no? Date le vicende pure della storia. Il problema però è che non è che quella individualistica ci porti grandi risultati, il problema è riuscire a trovare una dimensione intermedia tra le due prospettive, quella che consente un recupero di un rispetto pieno del singolo, della individualità di ogni persona, però che sappia anche cogliere la necessità di alcune dimensioni comuni senza di cui la società stessa non si regge. Allora, perché parlare di un rinnovato modo di intendere comunità e società? Perché oggi la società, intanto, giustamente facendo riferimento all'economia, e noi sappiamo che il vero problema è che è l'economia che determina l'andamento delle società, e non la politica, che la politica è soggetta all'economia, mentre in realtà dovrebbe accadere il contrario. C'è sostanzialmente un ribaltamento di prospettiva. L'economia dovrebbe essere uno strumento della politica, in realtà è l'economia che detta alla politica le sue scelte. E quindi proprio per realizzare questo ribaltamento sarebbe necessario un rinnovato incontro tra comunità e società. Che cosa intendo dire? Che la dimensione comunitaria, la dimensione cioè di una relazione a misura delle persone, no? Dovrebbe trasferirsi alla dimensione sociale. Ora, questa è un'utopia, perché è chiaro che quella è una dimensione di interrelazione positiva che si realizza per lo più in piccoli gruppi, in esperienze più ristrette, non può immediatamente trasferirsi su una scala più ampia. Però si dovrebbe fare il massimo sforzo, e questo dovrebbe essere la politica a farlo, per trasferire nella scala della società quante più dimensioni comunitarie, cooperative, corresponsabili possibili. Questo è il discorso, cioè se non sono trasferite alla dimensione della società alcune dimensioni comunitarie, non la dimensione comunitaria dell'immediatezza della relazione, però il senso del rispetto dell'altro, il principio di fraternità, il pensare che l'esigenza dell'altro è uguale alla tua, tu questo lo avverti quando vivi esperienze comunitarie minime. Pensiamo a un gruppo dove ci si trova bene, a una famiglia, a un insieme di amici. Tu avverti che se l'altro ha un'esigenza, allora tu ti occupi di non solo la rispetti, ma anzi addirittura in molti casi fai in modo che possa essere coltivata quell'esigenza, che possa avere una risposta. La società, bisognerebbe trasferire alla società un modello comunitario, naturalmente senza le chiusure che ogni modello comunitario può avere, perché è chiaro, ci sono anche dei pericoli in un modello comunitario. Il fatto che tu ritieni la tua comunità
la migliore, mentre nella società non puoi agire secondo questo schema, perché la società ti porta ad avere a che fare con tutti. Questa è una risposta possibile, ma nel senso dell'utopia realizzata. Grazie. Io volevo domandarti, professore, di approfondire un pochino il concetto di persona, che certamente è riferito all'umano, è un concetto fondamentale, soprattutto nel campo della bioetica. Quindi la domanda è questa, cioè a che punto è il dibattito oggi nel campo della bioetica sul concetto di persona, visto che negli anni, nei decenni scorsi è stato un concetto molto molto discusso e dibattuto tra chi non voleva riconoscere proprio la qualità di persona, il valore come persona all'essere umano fin prima della nascita, e chi invece lo voleva trasformare in un diritto positivo e quindi conferito solo dopo la nascita. Cioè, si sono fatti dei passi avanti indietro oppure stiamo ancora in una fase di stallo? Naturalmente, come ben sai, la domanda è estremamente complessa e ampia e particolare. Bisognerebbe discutere di problematiche bioetiche liberandosi da prospettive ideologiche, e molti invece non riescono a liberarsi da prospettive ideologiche, per cui il dibattito diventa sterile e diventa muro contro muro proprio su ciò che invece dovrebbe unire, perché appunto è l'umano che ci caratterizza tutti. Credo, io spero che il tempo che viene possa portare invece dei passi avanti di dialogo, intanto per accertare alcune cose importanti, che se non diamo una definizione, cioè se non guardiamo all'uomo come persona in quanto tale, con un minimo di definizione, con un minimo di caratterizzazione, con un minimo di identità, sostanzialmente è il futuro dell'uomo che è in discussione. Perché se non c'è un minimo di identità che caratterizza l'essere umano, e l'essere umano è semplicemente tutto il contrario di tutto, a partire da tutti gli interventi possibili che possono essere effettuati su esso già prima della nascita e così via, no? Questo in un certo modo fa smarrire la possibilità stessa di un futuro dell'umanità. Ci sono, questo per fare solo un accenno, delle pagine di Habermas nel suo testo Il futuro della natura umana, molto interessanti, e Habermas scrive, che pure è un pensatore laico che non può essere tacciato di una visione confessionale, quindi prendiamo una persona al di sopra di ogni sospetto, Habermas scrive che forse noi, come esseri umani, non dovremmo evitare di trovarci cambiati senza averlo scelto. Ed è un passaggio interessante, perché dice come senza averlo scelto? Sì, perché altri rischiano di scegliere per noi. E in questo l'elemento democratico è assolutamente non presente. Chi è che sceglie per noi? Sceglie per noi, possiamo spararle grosse, ma fino a un certo punto, l'industria farmaceutica, sceglie per noi l'industria del benessere, sceglie per noi e così via. Cioè, questo è un punto molto importante, cioè non si può lavorare sulla fecondazione, sulla manipolazione genetica, senza un minimo di vigilanza complessiva nella società, perché ci possiamo trovare cambiati senza averlo scelto. Pensate per esempio a tutto l'esempio che fa Habermas, a tutta la determinazione, la potenziale per il momento, però abbastanza da parte dei genitori, di caratteristiche dei propri figli. Come si potrebbe gestire socialmente questo dato se diventasse un dato possibile su scala diffusa? Cioè, chi vi potrebbe accedere? Con quali risorse?
con quale appoggio o non appoggio dello Stato, con quali finalità. Non sono questioni che possono essere liquidate dicendo no, siamo liberi, i genitori sono liberi di avere i figli come vogliono, che vogliono e come vogliono. Quantomeno bisogna porsi una serie di problemi. L'etica della responsabilità richiederebbe anche la capacità di riflettere non solo sulla scelta in sé, ma sulle conseguenze delle proprie scelte. Potrebbe continuare una parte della risposta. Come pure attorno al termine persone, il termine persone non è un termine univocamente riconosciuto. Ci sono alcuni che contestano l'uso del termine persona. Per esempio, preferiscono il termine individuo. Però, come scrive Richelli in un suo saggio, la parola persona rimane ancora, pur con tutti i suoi limiti, il miglior candidato, dice Richelli, ad esprimere quell'insieme di scelte, di vita morale, di vita personale, di vita, ecco detto personale, già anticipando, di esperienze proprie di ciascuno, che non sappiamo come altro definire. Perché esistenza, forse l'esistenza, ma sembra un po' astratto, individuo, ma sembra più legata al numero. Certo, qualcuno dice individuo relazionale, singolo, sì, dice una cosa importante dell'essere persona, ma non l'unica. Non è semplice, diciamo, questa definizione dell'umano. Certo, rimane poi quel problema che stiamo trattando al corso della magistrale, al corso di filosofia morale della magistrale, il problema di Anders, che l'uomo si è talmente identificato con i prodotti che lui stesso ha creato e ha contribuito a creare, che quasi ora soffre di quello che era la sua virtù principale, l'unicità. È una provocazione di questo testo andersiano intitolato Uomo antiquato. E l'antiquatezza è proprio questa: l'uomo, l'essere unico per eccellenza, irripetibile. Ora, di che cosa soffre? Del fatto che è troppo unico, per cui non può essere sostituito, e quindi non ci sono i pezzi di ricambio. Sono parole di Anders, se non sto ironizzando, è un libro da leggere. Non ci sono i pezzi di ricambio, infatti l'affannosa ricerca del pezzo di ricambio, la tratta degli organi e così via, oppure la costruzione di tutti i tipi di protesi, non solo di quelle utili, ma di tutti i tipi, e possiamo continuare. Non ci sono i pezzi di ricambio, vogliamo i pezzi di ricambio. Perché vogliamo i pezzi di ricambio? Per sconfiggere la morte. Che è il grande problema della vita. Il problema dell'uomo sono le pietre di confine, la nascita e la morte, l'inizio e la fine. Sono determinanti anche nella vita personale nostra, è determinante come inizia e come finisce una questione. La nascita e la morte incidono sempre nella definizione di persona. In base a quello che pensi della nascita e della morte, c'è una definizione possibile di persona. Professore, le volevo chiedere, secondo lei, quando quel limite di cui parlava prima, stando nell'ambito interpersonale, quando quel limite prende il volto di un torto tra persone, o di un'offesa, oppure di un danno, la misericordia, secondo lei, dal suo punto di vista, come può subentrare allora in quel limite che ha il volto del torto, dell'offesa o del danno? E come si coniuga poi con la giustizia? Perché insomma, siamo abituati che se c'è un danno, ci dovrebbe essere giustizia dall'altra parte, almeno in teoria. Stando però su un discorso, una riflessione comunque filosofica, perché poi se andiamo
no, se ci addentriamo nella rivelazione biblica, lo sappiamo benissimo, no? Questa misericordia che si fa essa stessa giustizia in qualche modo, non so se... Quindi tra persone quel limite come si fa poi ad affrontarlo? Perché comunque richiede un atto di giustizia, non può essere solo un atto di misericordia. Allora, anche naturalmente quando si dice da un punto di vista filosofico, si dice da determinati punti di vista filosofico, perché ovviamente ci sono filosofie che neanche si pongono un problema del genere. Io credo questo, credo che il tema è quello del perdono, ovviamente, è quello da invocare, tra misericordia e giustizia c'è il perdono, che non è l'opposto della giustizia, ma anzi è un correlato della giustizia, perché la misericordia non richiede sì il superamento di una situazione di rottura, di lacerazione, ma la richiede anche a condizione che ci sia un ripagare il torto subito, almeno in un certo senso porsi questo problema, aprirsi a questa possibilità, dove per ripagare non intendo un dato meccanico evidentemente, ma intendo una minima comprensione di aver applicato un torto. Ora io credo che, diciamo, la realtà della vita in un certo senso rispetto a tutto questo ci supera, perché di fatto il perdono è sostanzialmente, nel suo stretto nesso con la misericordia, un punto di svolta delle relazioni umane e anche un punto di svolta della storia. Quando è che si è fatto un passo avanti nelle relazioni, per esempio, tra dei popoli? Quando si è riusciti in un certo senso a vincere un'inimicizia storica, a volte secolare? Perché si è innescata una dinamica di perdono, dove una dinamica di perdono non vuol dire necessariamente atti concreti, ma un superamento di una ostilità. Quando è che due fratelli si sono riconciliati superando, per esempio, delle divaricazioni che sembravano invalicabili, di varia natura, che accadono per le ragioni più banali, dall'eredità a altre cose del genere? Quando qualcuno ha innescato una dinamica di perdono. Ora, questa dinamica non può essere stabilita a priori, perché appunto rientra nello spazio della relazione, non è contraddittorio con la giustizia, perché in un qualche modo richiede che ciascuno faccia la sua parte e ciascuno risponda anche di ciò che ha, risponda delle colpe subite, cioè delle colpe commesse. Voglio dire, con altre parole, ora il discorso, diciamo, questo è il punto più delicato della questione, perché è il punto nel quale il discorso della misericordia rischia di non essere adeguatamente compreso, per questo è importante farlo venire fuori. Misericordia e giustizia non si oppongono, questo è chiaro. La giustizia, naturalmente qui non parliamo della giustizia nel senso della legalità, della legge, perché la legge deve fare il suo corso, punto e basta. Se stabilissimo che non lo facesse sarebbe la distruzione della società. Qua stiamo parlando dei rapporti umani in particolare, delle dimensioni storiche. Se tu riesci a passare sopra al torto subito, sei ingiusto, tu hai subito un torto, tuo fratello si è appropriato di qualcosa che non gli toccava, tu ci passi sopra, naturalmente la cosa ti costa moltissimo, a volte è un processo lungo di anni, anni e anni,
a quel punto, diciamo, lui non può più ripagare, non può più restituire nel senso perché ha usato quel bene. Che cosa fai? Qual è la giustizia? Allora, diciamo, il problema è anche il livello su cui le cose, questo livello. Allora, la legge fa il suo corso, non c'entra in questo caso con la giustizia. La giustizia è una dimensione più profonda, è una virtù, no? Pensiamo alle virtù cardinali, fondamentalmente. Allora, in quel senso, se uno la legge insieme alle altre virtù, può trovare, per esempio, uno spazio di risposta possibile. Lì entra in gioco il perdono, perché io passo sopra quell'offesa ricevuta, e sappiamo che non è semplice, sappiamo che non è scontato, sappiamo che è un processo che dura anni e anni, e sappiamo che questo processo ha bisogno anche dell'accoglienza da parte dell'altro, perché l'altro potrebbe non essere interessato al tuo perdono, persino al tuo perdono non può l'altro non essere interessato, è chiuso. Allora, diciamo, a quel punto che cosa è più giusto? È più giusto che io ho perdonato, ma l'eredità è stata divisa male? Oppure esigere dall'altro in tutti i modi, diciamo, mi costituisca, ammesso che sia possibile, in certi casi non è possibile, quella giusta metà. Ci ho ribaltato ora la domanda. Che cosa è più giusto? Certamente l'altro deve mostrare, perché misericordia non è a buon mercato, deve mostrare di voler riaprire questa relazione, no? Questo spazio di relazione. Ho fatto un esempio banale, ovviamente, ma le relazioni umane finiscono per essere molto giocarsi su questioni molto banali. E si potrebbero fare anche esempi nel rapporto tra i popoli, per esempio, storicamente. Le relazioni tra popoli si sono guastate per questioni, se uno guarda tutte le vicende storiche, per questioni non eccezionali, di eccezionale, per il dominio su questo, quella situazione, su quel territorio, su quella piccola fetta di confine. Difficile dare una risposta, però non è che semplice. Io un piccolo chiarimento. Tanto grazie della sua relazione. Prima mi sembrava aver capito la misericordia a livello personale, interpersonale e sociale come pathos della democrazia, pathos delle regole. Adesso mi sembra di aver sentito una misericordia personale, interpersonale, ma la legge è altro. Allora, no, non sono in contraddizione, perché la legge deve naturalmente fare sempre il suo corso, perché altrimenti non vengono meno le regole fondamentali del vivere insieme. Però come facciamo ad apprezzare la legge? Come facciamo a capirla? Come facciamo a coglierne il senso? Non semplicemente per ragioni formali, ma perché ne condividiamo lo spirito profondo. Per condividere nello spirito profondo abbiamo bisogno di risalire alle motivazioni più autentiche. Si suole per esempio fare, e io credo che non sia solo un discorso fatto tanto per fare, ma sarebbe un discorso da recuperare, l'esempio della nostra Costituzione, che nasce per un caso positivo di incrocio tra culture diverse, la cultura cattolica, la cultura marxista, la cultura liberale. La nostra Costituzione non indica solo, cioè come ogni Costituzione che si rispetti, non indica solo delle regole, ma ha anche, specie nei suoi primi articoli, tutta una parte in cui vengono indicati dei valori. Quei valori non possono essere quantificati. Sì, in linea di massima si può vedere se ve ne è attuazione, però o sono sentiti come valori fondamentali, oppure, diciamo, la democrazia comincia a deperire. La legge farà pure il suo corso formalmente, ma senza anima. Cioè senza quella dimensione che riesce a tenerci insieme, che è un po' la situazione attuale, diciamo pure, in cui, voglio dire, non è che noi siamo formalmente, siamo in una democrazia, però la dimensione della partecipazione, la dimensione del sentire, la dimensione dell'essere coinvolti è molto più faticosa.
si avverte una maggiore distanza, diciamo. Ecco, in questo senso le due considerazioni sono complementari. Il tema è proprio questo, appunto, quello di una perfezione intesa come perfettibilità, come perfezionamento, come percorso e quindi come capacità di accoglimento del limite, no? Che appunto era il discorso dell'inizio, no? In effetti è il tema che si è persone se si è in grado di accogliere il proprio limite. In fondo, se non siamo in grado di accogliere i nostri limiti, non saremo in grado di accogliere anche il limite dell'altro. E però attraverso la relazione con l'altro, che è una relazione bella eppure molto faticosa con l'altro, gli altri, noi siamo rimandati alla capacità di cogliere anche i nostri limiti. Come possiamo non avere misericordia per l'altro, visto che siamo continuamente a chiedere misericordia per noi? Allora, in questo senso, io direi che il problema è che questo genere di pensiero ha bisogno anche sempre della sponda della vita. Cioè, quindi, è un pensiero, ma è un pensiero che diventa efficace solo se richiede, risponde a un esercizio di vita. Jaspers direbbe che ci sono certi pensieri che hanno bisogno di due ali, non ne basta una sola. C'è l'ala, appunto, della riflessione, l'ala teorica, ma sempre un pensiero autentico ha bisogno dell'altra ala, che è l'ala della vita, diciamo noi. E quindi è che siamo persone scisse, e quindi questa scissione, che è diversa dall'opposizione polare, è il problema. La complessità della storia non ci dice di un unico punto possibile. Noi possiamo sicuramente ricominciare da noi stessi, e questa non è una leva ridotta, ma anzi una leva importantissima. Nel ricominciare da noi stessi ci accorgeremo di aver bisogno degli altri, e quindi ricominciare da esperienze positive di relazione con gli altri, che però non siano l'occasione di una chiusura, perché c'è una chiusura individuale e una chiusura relazionale, ma che siano invece l'occasione di un'ulteriore apertura, perché quello che senti di dovere all'altro che ti sta di fronte, di cui conosci il volto, l'altro che ti sorride, l'altro a cui tu sorridi, tu come persona lo devi ad ogni persona che è sulla faccia della terra. E qui il principio della politica. Il problema però è che quando usciamo da questa aula abbiamo a che fare con un sistema economico, sociale, che ci insegna tutto il contrario, che ci induce all'annientamento dell'altro. Un sistema capitalistico che veramente ha distrutto proprio il concetto di persona, perché la crisi che stiamo vivendo noi non è una crisi economica, è una crisi antropologica. Noi nelle aziende non siamo persone, ma siamo unità, e questo è il problema fondamentale, e la difficoltà di realizzare diciamo una prospettiva simile, è questo il problema. Non c'è dubbio, no? Rimane sì bello, però qui dentro sì, ma i processi spirituali, e questo è un processo spirituale, dove la parola spirituale non vuol dire spiritualistico, i processi spirituali e culturali sono processi di lungo periodo, in cui ci sono alcuni che aprono la strada, in molti casi anche pagando di persona, e poi un principio si afferma nel tempo. Non sarebbe mai cambiata la società senza alcune persone che aprono la strada e che creano un'inversione di tendenza. Praticamente è dimostrato che il cristianesimo si è affermato anche grazie ai martiri, che determinata situazione, che lo Stato democratico in Italia si è affermato anche grazie ai partigiani, con tutti i loro limiti, però anche con tutta la vita che hanno donato, e così via. Cioè, c'è sempre chi apre la strada per affermarsi, sì, quindi voglio dire, perché il sistema economico non si riforma da solo, salvo che non entri in una crisi
irreversibile. Cosa che stiamo, secondo me, vivendo, e anzi, forse la saturazione del sistema economico potrebbe indurre un cambiamento di tendenza, potrebbe partire da quello, forse. Cioè sì, dalla... in parte è anche partito, nel senso che c'è in alcuni almeno un minimo di sobrietà in più, che la sobrietà non è necessariamente l'opposto della felicità, anzi. Siamo pure accompagnati da stiamo guardando! Sentiamo emanare, prego. Io vorrei soltanto riflettere su un punto, cioè l'educazione in tutto questo, cioè proprio la relazione educativa che possa passare attraverso proprio anche l'università o altri ambiti, perché mi sembra da un'esperienza vissuta, parliamo proprio di realtà quotidiana, che in realtà si creano, siccome poi è una relazione asimmetrica sostanzialmente, si creano delle forti logiche competitive, non di guida. Allora è vero che bisogna partire da noi, è già difficile farlo. In più nel momento in cui però ci si rapporta con delle persone che magari sono anche più piccole, quindi dei bambini, come educatori, cioè lì è il pericolo secondo me, è lì anche che la società è diventata quello è, perché l'educazione non ha saputo guidare le nuove generazioni ed è diventata la prima strumento di oppressione e non di rivoluzione del pensiero, non è per forza andare, gridare, chissà che cosa, ma proprio allenare la mente a un pensiero divergente. E questa è la prima cosa che manca, secondo me, almeno da quello che ho visto. Qui dentro, almeno per la mia esperienza personale, sicuramente c'è questa voglia di pensare in modo diverso, ma secondo me manca una praticità che è legata al fuori, cioè uscita da quest'aula. Quelli sono i progetti, progetti nel senso proprio concreti che si fanno. E quando lei questo come, per esempio, mi stai dando al professore, come... Questa domanda naturalmente io vedo sostanzialmente due considerazioni. Una prima di considerazione di carattere generale sul valore dell'educazione. Condivido il valore di questa insistenza su questa sottolineatura del ruolo dell'educazione. L'educazione non è l'indottrinamento, l'educazione non è una tecnica. L'educazione non è una mera pratica, l'educazione è una relazione, ed è una relazione asimmetrica, appunto, è una relazione nella quale, direbbe Buber, che i nostri allievi ci cambiano, nel senso che è una relazione in cui, pur mantenendo una reciprocità che però ha carattere asimmetrico, sicuramente diciamo e come in ogni relazione si è interpellati. Allora io credo che oggi ci sia stato anche un prevalere di una dimensione tecnica dell'educazione, che è come il prevalere delle regole sui valori, nel senso che prevale una dimensione tecnica sugli aspetti invece di contenuto, sugli aspetti motivanti, ma si insiste troppo sul metodo e quindi sulla tecnica, ma non esiste un metodo sganciato da contenuti, non esiste un metodo sganciato da idee. Che cos'è? Quindi, prima cosa, io sono d'accordo, credo infatti che la trasmissione educativa sia fondata su una relazione, tanto è vero che fondamentalmente anche insegnare in genere non è semplicemente un metodo che acquisti, ma a mio giudizio è anche un'arte, nel senso più pieno di questo termine, perché c'è cioè un'arte perché vanno insieme tutta una serie di fattori, le competenze naturalmente, devi sapere che stai parlando, l'artista sa come maneggiare il suo materiale, no? E però devi anche metterci passione, creatività, altrimenti diciamo rimane una vuota comunicazione.
Oggi l'educazione, nell'educazione mi sembra che prevalga la dimensione tecnica. Tecnica non nel senso di tecnico professionale, ma tecnico nel senso di metodologico, puramente metodologico. E non può bastare. I metodi sono importantissimi, figuriamoci, ma non possono bastare. Seconda considerazione, l'educazione rischia di essere troppo centrata sulla dimensione esclusiva della relazione tra il docente e l'allievo, come se poi non ci fosse un mondo intorno. E allora adeguata arte educativa tiene presente che c'è un mondo che è la vita dell'allievo, della persona che è di fronte, e tiene presente che a quella vita, tra virgolette, stanno lavorando in molti. Sta lavorando la televisione, stanno lavorando i genitori, stanno lavorando le situazioni della vita, eccetera. Molti lavorano a far crescere, bene o male è un altro discorso, molti lavorano comunque ad accompagnare la crescita. Allora, senza la consapevolezza che più si creano dimensioni comunitarie nell'educazione in senso positivo, più l'educazione è efficace, e anche in questa consapevolezza abbiamo un maggiore bisogno. Poi, ovviamente, c'è un'altra dimensione di cui oggi abbiamo molto bisogno, ed è l'ultima questione che ponevi, è quella dimensione per cui le cose che si apprendono hanno bisogno anche di una certa serie di dimensioni di sperimentazione, diciamo così. Cioè, sarebbe importante complessivamente l'assetto complessivo degli studi, e quindi i percorsi che vengono proposti, si caratterizzasse anche per dimensioni di relazione con esperienze della società, e quindi ad una parte più teorica o comunque più discorsiva si accompagnasse anche una parte tendente a dimensioni di esperienza nella società. Ma qui poi entrano in gioco questioni poi di mezzi, di risorse, di organi, ma più che altro, ancora più, di mentalità e volontà.